Tagliare le tasse sul lavoro, che in Italia sono fra le più alte del mondo e gonfiano i costi per le imprese, mentre schiacciano i redditi dei lavoratori. È questo l'obiettivo cardine della riforma fiscale che il governo Draghi ha deciso di avviare oggi, a risultati elettorali appena sfornati. La legge delega, cioè l'incarico al governo che ora il Parlamento dovrà votare, parla anche di molto altro. Mette in agenda il superamento dell'IRAP, l'imposta sulle attività produttive, da sempre indigesta per le aziende, un riordino dell'IVA senza aumentarne il gettito, un rafforzamento della lotta all'evasione e la riforma del catasto che agita la politica. Ma il cuore del progetto, che potrebbe in parte essere anticipato nella legge di bilancio attesa entro la fine del mese, è il taglio del cosiddetto cuneo fiscale, che allarga la differenza fra le retribuzioni lorde e il netto in busta paga. Sotto esame finirà l'IRPEF con due obiettivi: incentivare l'occupazione giovanile e femminile e ridurre il salto di aliquota che a 28.000 euro di reddito alza di botto le richieste del fisco dal 27 al 38%. In quello scaglione, che arriva fino a 55.000 euro lordi all'anno, si affollano 7 milioni di italiani che potrebbero essere i primi beneficiari della riforma. E poi c'è il mattone, da anni argomento tabù per la politica. Il problema è noto. Il nostro vecchio catasto, con le sue rendite archeologiche e i suoi parametri giudicati senza senso dal premier Draghi, in genere tratta bene le case dei centri storici, dove i prezzi reali sono più alti, e tartassa periferie e piccole città, dove i valori fiscali degli immobili sono spesso più alti di quelli di mercato. L'obiettivo della riforma è di costruire, in un tempo lungo che si concluderà solo nel 2026, come specificato da Draghi, parametri più vicini alla realtà. L'operazione avrebbe solo un valore statistico, come specifica la delega, nel tentativo di spegnere l'incendio politico. Ma una volta definiti i nuovi criteri, sarebbe complicato continuare a far pagare le imposte in base alle vecchie rendite.